Salve, sono Fabio Centurioni dello studio Eurofinanziamenti e oggi ci troviamo qua in compagnia di Luigi. Ci siamo conosciuti, Luigi, come ci siamo conosciuti? Puoi dire anche Ci siamo conosciuti per la strada mentre io stavo utilizzando la sigaretta elettronica e qui il buon Fabio mi ha fermato per chiedere delle impressioni dirette, cioè di un qualcuno che non era stato preventivamente contattato, quindi assolutamente non c'era. Praticamente ti ho visto per strada che fumavi questa cosa strana, che è questa cosa qua. E mi è, siccome questa rubrica vuole aiutare le persone, i nuovi imprenditori che vogliono mettersi in proprio a cercare di valutare se una impresa è economicamente conveniente e quale miglior testimonianza di una persona che ha provato in prima battuta il prodotto, perché io per esempio non sono fumatore, non sarei mai riuscito a capire se un prodotto può essere buono, ecco, le impressioni di una persona che ha provato il prodotto di prima mano sono importantissime. Ci troviamo esattamente a Rimini, Miramare per la precisione, siamo in vacanza e facciamo questa intervista così, en passant, il tempo libero. Luigi, da dove vieni? Allora, io vengo da Torino, da Venaria, in provincia di Torino. Tu eri un fumatore, sì. Luigi? Io non sono mai stato un grande fumatore, tanti anni fa fumavo la pipa, poi per esigenze di lavoro la pipa è un qualcosa che va fumato in un certo modo, quindi ci vuole il relax, ci vuole la preparazione e quindi sono passato alla sigaretta come la maggior parte di tutti quelli che fumano. Quante sigarette fumavi nell'ultimo periodo? Nell'ultimo periodo fumavo dalle 7 alle 8 sigarette al giorno. Diciamo che principalmente per me non è tanto la nicotina quanto la gestualità, il fatto caffè, sigaretta, pausa lavoro, sigaretta, cioè tutte queste cose qui non era tanto... La ritualità. Esatto, sì, la ritualità. E poi cos'è successo? Quanti mesi fa, che cosa hai scoperto? Allora, 3 mesi fa praticamente ho scoperto, cioè ne avevo già sentito parlare da parecchio tempo, di sigarette elettroniche. Sono andato in un negozio vicino a casa che vende queste sigarette e sono stato sempre ben accolto, per la carità, mi hanno fatto provare un certo tipo di prodotto che loro lì avevano. Io volevo fare maggiori esperienze, cioè volevo rendermi conto se effettivamente questo era l'unico prodotto valido sul mercato o c'erano altre possibilità. Così sono andato in un altro negozio che non rappresentava solo quella marca ma altre marche, così ho avuto modo di vedere quello che offre il mercato italiano. Infatti, scusa se ti interrompo, ma questa cosa è molto importante per chi ci sta guardando, perché per poter valutare se un'attività è economicamente conveniente, tu sei l'esempio lampante di un consumatore finale. La prima cosa che hai fatto è stata entrare in un negozio monomarca. Che cosa hai visto di interessante, però che cosa hai visto anche di potenzialmente svantaggioso? Ma il problema secondo me si riduce a tutte quelle organizzazioni franchising che hanno un unico prodotto da vendere, allora ti fanno vedere quello che hanno e il loro range di possibilità che ti offrono è molto limitato perché dipendono dalla casa madre. Se tu invece vai in un posto dove ci sono più franchise, quindi ci sono queste persone che hanno unito due o tre marche, quindi si possono organizzare anche tra di loro, anche se sono diciamo teoricamente in concorrenza, però al consumatore finale offrono una gamma completa, ecco, di quello che è il panorama italiano di questi prodotti. Benissimo, quindi tu sei passato, prima sei andato a guardare cosa offriva un negozio monomarca. Esatto, monomarca. Dopodiché qualche giorno dopo sei andato a vedere un negozio che ha più plurimarca, che offriva più soluzioni. Esatto. Nel negozio monomarca c'era qualche vantaggio che nel plurimarca ti poteva... No, vantaggi no, svantaggi sì, perché come ripeto il fatto di avere solamente un prodotto, quindi loro avevano una sigaretta che ti dava la copertura per uno che fuma 5-6 sigarette al giorno, la sigaretta mediana che per quello che ne fuma 12-15 e poi le sigarettone per chi arriva da 50 sigarette al giorno. Sì. Va bene, col plurimarca è sicuramente una scelta più vantaggiosa per il consumatore, puoi mettere a confronto un sacco di, quindi da come mi dici ci sono molti elementi da valutare, la batteria che è questa parte qui che sto svitando, la seconda parte è il filtro che contiene anche il serbatoio per poter mettere dentro le goccine di prodotto che vengono venduti in flaconcini, poi non c'è nient'altro da fare, mettere sotto carica questa batteria. Quando è carica lampeggia e schiacciando il pulsante si può vedere che la batteria è in funzione. Si accoppiano le due parti,
si chiude, si aggiunge il bocchino se si vuole, altrimenti si può comprare anche senza bocchino, viene venduta con un tappino di plastica, però è quanto scomodo. Dopodiché, schiacciando, avvicinando l'orecchio, si sente che c'è una nebulizzazione del prodotto, si aspira e quello che si aspira è praticamente vapore, perché questo fa da bruciatore, fa evaporare queste sostanze contenute nel filtro. Si ha il gusto che uno preferisce, quindi il basico è sempre tabacco cubano e poi uno ci aggiunge quello che vuole, vaniglia, limone, menta, quello che uno piace più. E poi c'è la carica di nicotina che si trova all'interno. Esatto, allora questi flaconcini sono praticamente divisi in tre categorie, sono quelli con zero di percentuale di nicotina, 9% di nicotina e 18% di nicotina. 18% di nicotina è dedicato a quelli che vogliono non lasciare la nicotina perché arrivano da un consumo di 40-50 sigarette giornaliere. 9% è per chi praticamente si accontenta di fumare molto di meno e lo 0 proprio per chi è in via di dismissione totale di dipendenza dal fumo.